Sarà che il popolo italiano è patito di calcio, ma nel nostro paese tutti i momenti salienti finiscono alla moviola. Sarà una nostra deformazione, ma purtroppo è così. È infatti finito a rallenti anche il video dell'aggressione al sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo. Da un lato i poliziotti che avrebbero ricevuto l'ordine di caricare, dall'altro un operaio di 37 anni, padre di due figli, accusato di aver inferto una profonda ferita alla testa del primo cittadino con un ombrello. Le immagini che vedete sono state registrate e diffuse dalla RAI e vogliamo anche noi di quotidianodellumbria.it sottoporle al nostro pubblico per lasciare a voi la possibilità di esprimere il vostro giudizio. Dal video si nota l'ombrello più famoso d'Italia, abbastanza lontano dalla testa del sindaco Leopoldo Di Girolamo, sul quale incombe minaccioso e ben più vicino un manganello. In un altro video, diffuso dal Corriere.it, la dinamica sembrava diversa, tant'è che l'ombrello pareva il principale indiziato. Ora, con il nuovo video diffuso dal TGR, le dinamiche sono di nuovo in discussione. Tuttavia la riflessione potrebbe essere la seguente: è davvero necessario cercare un colpevole? L'idea è che quel giorno il vero colpevole di tutta l'assurda situazione che si è creata intorno alle aste di Terni non c'era. Le conferme di questa teoria sono arrivate durante il consiglio straordinario, durante il quale il sindaco Di Girolamo ha ribadito: il problema non è chi ha colpito, perché c'è un'inchiesta in corso da parte dei funzionari del Ministero dell'Interno che sono in città e per questo non farò denunce o esposti nei confronti di nessuno, in quanto non ci sono colpevoli da perseguire sul piano personale. Il problema, secondo il sindaco Di Girolamo, è soltanto politico.